Ciao a tutti, io sono Lollo e in questo video parliamo del nuovo film della Marvel in uscita in queste ore in tutto il mondo, Madame Web. Io il film l'ho già visto perché ieri sera, grazie all'invito della Marvel e della Sony Italia, ho avuto l'opportunità di vederlo in anteprima. A me il film è piaciuto un sacco, il personaggio di Madame Web è piaciuto un sacco, soprattutto perché riesce ad incastrarsi in un modo perfetto all'interno del mondo della Marvel. Ma prima di iniziare, andiamo a goderci insieme il trailer. Hey, forza, prendete tutto, andiamo. Riproviamoci. Una settimana fa la mia vita era una corsa contro il tempo. Tanta roba, eh. Sono qui per aiutarla, ok? Cassie! Ma in un momento tutto è cambiato. Andiamo! Bentornata nel mondo dei vivi. Io non riesco a spiegarmelo. Sapevo che sarebbe morto. Credo di vedere il futuro. New York City ha raggiunto il livello massimo di follia. New York City ha raggiunto il livello massimo di follia. È un'emergenza, scendete subito! Quell'uomo vuole uccidervi. Cosa? Che sta succedendo? Io vedo il futuro. Questo non l'ha previsto? Non brave funziona anche così. Le ragazze, le altre ragazze molto. Quell'uomo brave. È Ezekiel Sims. Era in Amazzonia insieme a mia madre quando studiava i ragni. Ecco chi sei, vivi nel mio palazzo. Tu sei il paramedico? Sì, e mi hai quasi messa sotto. Non è un po' strano? Siamo tutte collegate. Sinceramente, di tutta la giornata questa è la cosa meno strana. Non hai idea di chi siano quelle ragazze. Lui vuole cambiare gli eventi. Se volete vivere, fidatevi di me. Giulia, sta giù! I più attenti sapranno che Madame Web non è un personaggio nuovo, o perlomeno non lo è per i film, perché i più nerd tra di voi mi staranno già scrivendo: sì, ma Lollo, l'abbiamo già vista in qualche serie TV. Vero, però questo è il primo film dedicato a lei. Quali sono i suoi poteri? Lei è una donna che, grazie a qualcosa che combina sua madre, acquisisce i poteri di poter guardare avanti e indietro nel tempo. Poi, andando avanti nello sviluppo del personaggio, imparerà anche il dono dell'ubiquità, quindi il saper stare in più posti contemporaneamente nello stesso momento. Dakota Johnson. Credo che la scelta di Dakota Johnson sia stata alquanto indovinata. L'avevamo già vista in altri film, come 50 sfumature di grigio. Mi ricordo anche in The Social Network e poi mi sono segnato anche sarà protagonista di un film in uscita. Come sempre, però, la mia valutazione è da dividere tra lei e la sua doppiatrice, che in questo caso si chiama Veronica Puccio. E qua entrambe fanno un lavoro incredibile. Quindi la mia valutazione per la sua recitazione e per il doppiaggio è 7, ma anche la recitazione di tutte le altre protagoniste mi ha particolarmente convinto. Si vede che riescono a stare all'interno di questo contesto. Valutazione della regia. Ah, la Clarkson mi è piaciuta un sacco. C'è da considerare una cosa, che tutti i suoi lavori di regista prima di questo film sono stati tutti lavori su serie TV, quindi non era affatto facile districarsi all'interno di questa storia, ma lei ci è riuscita, quindi anche lei ampiamente promossa. Considerazione sugli effetti speciali. Si vede che tante scene sono fatte con la CGI, però c'è da dire una cosa, che il budget che la Marvel ha destinato per la realizzazione di questo video è comunque altissimo. Il film è girato bene, anche tecnicamente mi è piaciuto, anche se magari in alcune scene si poteva fare qualcosa di più, però considerando che comunque ci hanno messo anni per girarlo, anche qua direi lavoro ampiamente promosso. Come si collega il film all'interno del mondo Marvel?
Come vi raccontavo prima, Madame Web in questo film si prende completamente la scena. Perché in altre occasioni l'abbiamo vista magari in delle comparse nei film, l'abbiamo vista nei fumetti, l'abbiamo vista magari in delle serie TV, ma mai abbiamo visto un film completamente dedicato a lei. Poi fatemi dire una cosa, credo che questo film sia l'apripista perfetto per tutta una nuova serie di film e una nuova serie di intrecci che secondo me ci regaleranno tante gioie. I poteri di Madame Web. E qua è un po' difficile da spiegare. Il personaggio ha la capacità di vedere le cose pochi secondi prima che succedano. Questo però all'inizio del film. Poi andando avanti nel film, ovviamente in pieno stile Marvel, imparerà anche a fare altre cose. Ovviamente poi in conclusione, come vi raccontavo prima, arriverà poi a sviluppare la capacità di essere in diversi posti nel medesimo momento. C'è qualche riferimento a Spider-Man? Domanda scontata, ma risposta altrettanto scontata. Io credo che, come vi raccontavo prima, questo nuovo personaggio ci regalerà degli intrecci incredibili con tanti personaggi che abbiamo amato in passato. E credo che ovviamente il primo intreccio possibile per nuovi film futuri sarà proprio con Spider-Man. Madame Web potrebbe essere un personaggio cattivo? Personaggio cattivo, personaggio buono. Se c'è qualcosa che abbiamo imparato dai film della Marvel è che ogni personaggio cattivo può redimersi e diventare un personaggio buono. Ma come un personaggio buono potrebbe scoprire qualcosa del proprio passato e diventare un personaggio cattivo? Quindi direi personaggio tutto da scoprire. Quale sarà il destino di Madame Web? Però se vi racconto cosa succede vi rovino anche il film. Quindi non ve lo voglio raccontare, però diciamo che cosa succederà alla nostra protagonista. Lo scopriremo insieme. Valutazione finale del film. A me il film è piaciuto, quindi il mio voto è 6,5. Certo, nulla di eclatante. Cioè non è che dopo 1 ora e 58 di film ho sentito subito la necessità di ritornare in un'altra sala per rivedermelo. Tra l'altro come mi è capitato in passato, tipo il primo capitolo dei Guardiani della Galassia. Però per me il film ha superato ampiamente quelle che erano le mie aspettative, quindi super super approvato. Direi che è un film più che altro in questo momento di riempimento all'interno del mondo Marvel, ma come vi dicevo prima è un buon apripista per nuove storie e nuovi intrecci. Sono molto curioso di sapere voi che cosa ne pensate del film. Il trailer ve l'ho fatto vedere, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate del trailer. Mentre se siete già stati al cinema a vederlo, sono curiosissimo di sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Come sempre, è stato un piacere tenervi compagnia. Io vi saluto tutti, un abbraccio e come sempre, buona vita. Ciao!